Good play, Dodi e Meeple. Benvenuti a un'altra puntata degli Incantadado. Io sono Xander. Ioane. E questa sera ritorniamo, come ben sapete, una volta al mese. Proponiamo degli ospiti che ci parlano del mondo del libro, quindi in generale della cultura, quindi dei libri. E abbiamo un autore. Chi abbiamo con noi questa sera? Abbiamo Dario Tonani. Buonasera, benvenuto Dario. Ciao a tutti, ciao ciao. Allora, come è buona norma che diciamo sempre ai nostri ospiti, presentati al nostro pubblico, dici chi sei, che lavoro fai, da dove digiti. Allora, io sono Dario Tonani, sono giornalista, sono stato giornalista professionista, adesso faccio giornalista freelance e scrivo. Scrivo da parecchio tempo. Ho pubblicato una dozzina di romanzi, il nono dei quali, nove dei quali con Mondadori. Ho pubblicato anche all'estero, in Russia e in Giappone. Ho pubblicato più o meno 120 racconti su testate di genere italiane come Wired, Rivista, Urania, Mille Mondi, Urania Jumbo, Robot, insomma, riviste di genere, quotidiani nazionali e riviste generaliste. Scrivo soprattutto narrativa fantastica, un po' in tutte le sue declinazioni, per cui ho iniziato con l'horror e la fantasy, poi sono passato alla fantascienza e adesso sto piano piano allargando un po' i miei orizzonti a generi attigui, al thriller, alla distopia, insomma, ibridazione tra generi. Questo Ok, in estrema sintesi, diciamo. allora, principalmente ci parlerai soprattutto del tuo ultimo, come possiamo dire, ultimo bambino, ultimo scritto, diciamo così, la tua ultima opera. E poi diciamo, ripercorriamo un po' la tua carriera, se ti va, così parliamo un po', facciamo conoscere il nostro pubblico più o meno tutte le tue opere, quelle più conosciute. Parliamo appunto del 31° giorno. Allora, raccontaci un po', come ti è venuta l'idea, il titolo, l'idea di che cosa parla il romanzo? Sì, allora, il 31° giorno è stata definita una ecodistopia, è un romanzo incentrato sul cambiamento climatico e sui temi di carattere ambientale, con il registro appunto della distopia che si ibrida con il thriller. È uscito nel giugno del 2023 per Oscar Fantastica, che è l'emanazione dedicata alla fantascienza, alla fantasy, alla speculative fiction di Oscar Mondadori. È uscita un'edizione molto, molto curata, rilegata, con copertina rigida. Insomma, un'edizione di prestigio per una collana che non ospita in realtà molti italiani. Sono dei pochi italiani che compaiono in Oscar Fantastica. Per me è stato un risultato sicuramente molto, molto importante, non del tutto scontato. Io avevo pubblicato in Oscar Mondadori anche un precedente romanzo che faceva parte del mio ciclo più famoso, che è il ciclo di Mondonove, in realtà una trilogia, il secondo titolo della quale è uscito appunto nel 2018 in edizione brossurata per Oscar Fantastica. Il 31° giorno, il perché del titolo? Perché dopo 30 giorni di piogge flagellanti su tutto il globo terrestre, il 31° giorno le nubi si aprono, ricompare il sole che era stato nascosto da questa coltre scura per un mese,
e si affacciano dalle nubi delle strane sagome che si scopriranno essere i cadaveri delle inondazioni che hanno travolto il globo terrestre nel corso di un mese di piogge incessanti. Da qui nasce la vicenda, che è incentrata su due personaggi protagonisti, una ragazzina, una giovanissima trapezista di un piccolo circo itinerante, di 17 anni, 16 anni, e un personaggio molto più maturo, una sorta di topo d'appartamento con dei trascorsi piuttosto turbolenti con la giustizia, che vive di espedienti e che incrocerà questa ragazzina e affronteranno un viaggio attraverso quella che con un brutto termine abbiamo imparato a chiamare resilienza durante il periodo del Covid. Questo è un po' un libro che è nato in qualche modo in un periodo di poco successivo al Covid e al lockdown. Quindi è stato, diciamo, questa situazione che è stata anche di ispirazione, diciamo. Sì, è stata di ispirazione perché il mio studio è in una mansarda, quindi col tetto spiovente, con due scuri, due finestre che si affacciano uno a nord e l'altro a sud, ma che inquadrano soltanto due scacchi di cielo. E io ero recluso in casa durante il lockdown, come la stragrande maggioranza degli italiani, e da queste finestre potevo guardare soltanto le nubi, soltanto il cielo. E in un'occasione mi sono reso conto che a nord ho visto un fronte temporalesco animare questo scacco di cielo che vedevo, il fronte temporalesco che si avvicinava, mentre nella finestra a sud vedevo ancora i raggi del sole che stava per tramontare. Questa diversa condizione di luce mi ha posto così nelle condizioni di immaginare di popolare questi due scacchi di cielo con dei transiti che non siamo abituati a vedere nel cielo. Ho pensato subito a dei cadaveri. Immaginiamo di vedere dei cadaveri volanti. E lì è nata la storia, insomma, è nata da una tempesta, perché ovviamente in una mansarda tutti i rumori sono ovviamente ampliati, quindi quando piove si sente il ticchettio sulle tegole, e quindi immediatamente dopo aver visto avanzare questo fronte temporalesco, ho cominciato a piovere, ho cominciato così a fantasticare sulla trama di una pioggia che portasse qualcosa di assolutamente weird e insospettabile nel cielo. Quanto è durata la stesura del libro? Ma la durata è stata più o meno di 6 mesi, 8 mesi, 9 mesi, non ricordo, anche perché poi quella è stata la prima stesura. Poi naturalmente il Sì. libro è passato attraverso una seconda mia stesura, molto più di fino, di lavoro di editing, e poi vabbè, è stato lasciato un pochino macerare, e il contratto è arrivato, diciamo, sì, un paio d'anni, forse un anno prima della pubblicazione, che poi è stata in qualche modo spostata e slittata con lo slittamento di tutti i piani editoriali, perché durante la pandemia le librerie sono state sostanzialmente sempre aperte, però le case editrici ovviamente avevano tirato le uscite in considerazione del fatto che gli eventi in presenza delle presentazioni dei libri si erano sottigliate o si erano persino bloccate, per cui io avevo due libri pronti,
il terzo capitolo della mia trilogia di Mondo 9 e questo libro si è deciso di far uscire proprio per tenere vicina l'uscita dei tre capitoli della trilogia il libro di Mondo 9 e far slittare al 2023 il 31esimo giorno. Quindi diciamo, abbiamo, diciamo, è maturato, diciamo, non tanto come in breve termine, diciamo, perché 2 anni comunque per una stesura di un libro, una cosa penso che non sia molto lunga come cosa fino alla data di uscita. No, ma È sì, così. non sono stati sicuramente 2 anni, sono stati meno di un anno. Sì, nel senso che, vabbè, si acquista un pochino di mestiere, poi il libro non è particolarmente lungo perché sono poco meno di 300 pagine l'edizione, diciamo, pubblicata in cartelle, erano circa 320 cartelle, quindi non è un romanzo lungo. C'è stato un lungo lavoro comunque perché su un libro, ovviamente, al di là della prima stesura, c'è un lungo Sì, lavoro sì, con sì. la beta reader, con Sì, immagino, immagino. diciamo, il lavoro di limatura e di editing. Diciamo, la cosa che, diciamo, quello che io ti avevo chiesto, appunto, che mi hai risposto, appunto, è la prima stesura, diciamo, il primo oggetto che viene gettato, quelle le idee, la formazione, la cosa. Poi si sa benissimo che poi viene comunque corretto, rivisto, limato, tolto alcune cose, aggiunte alcune cose, quello sì, quello c'è. Certo, In quel senso, quindi, diciamo. sì, no, la prima stesura credo sia durata dai 6 agli 8 mesi, 9 mesi massimo. Io, tra l'altro, curo già abbastanza la prima stesura, non, sì, scrivo magari di pancia, ma non al punto da dover rivedere il giorno dopo quello che ho scritto il giorno prima, insomma, vado Sì. avanti e poi mi dedico a romanzo finito, a un primo editing. Allora, da quello che ho visto, hai scritto anche altri, diciamo, cicli. Ecco, utilizziamo il termine ciclo perché può essere anche una duologia, trilogia, quadrilogia. Quindi usiamo la parola ciclo perché è più corretta. Penso che sia il termine corretto. Ho visto che hai scritto anche Infected Files e poi ci stavi citando Mondo 9. Ci vuoi un po' accennare queste due cose? Sì, allora in realtà più che Infected Files, che è un'antologia di racconti, ho scritto due altri romanzi per Urania, che erano Infecta nel 2006 e nel 2000 e altri tre romanzi. Infecta, L'algoritmo bianco e Toxica, che è il seguito di Infecta, rispettivamente. Nel 2006, nel 2011 e nel 2009. I due romanzi di Infecta, che è un dittico, quindi due romanzi sono separati da un bel po' di anni e hanno avuto in mezzo un libro, diciamo, stand-alone, L'algoritmo bianco. Sono stati i miei primi romanzi per una casa editrice importante come Mondadori. Infecta ha avuto anche una opzione cinematografica che è stata rinnovata un paio di volte. Poi, come sempre capita, erano periodi prima ancora che sbarcasse lo streaming in Italia, e come spesso accade, o quasi sempre accade. Si vende magari l'opzione cinematografica, ma poi non è facile vedere la realizzazione del film e soprattutto quando si tratta di opere di carattere fantascientifico che sarebbero ad altissimo budget. Infatti, di fatto parlava di cartoni animati, quindi sarebbe stato da realizzare con tecnica mista, animazione, live action. C'è stato diciamo, un approccio nel senso di valutare la fattibilità e con l'opzione poi che è stata rinnovata per 6 anni e poi non è andata in porto.
Però dal punto di vista letterario è stato il libro che mi ha fatto conoscere, direi al di là di tutta la produzione precedente, che era una produzione più che altro breve di racconti, è stato il mio primo vero romanzo nel 2006, tanto che Mondadori mi ha subito messo a contratto con altri due romanzi, il seguito, ma un romanzo che mi hanno chiesto di fare uscire prima, perché in fact è una storia molto, molto caratterizzata, molto una fantascienza molto, molto pop che insomma riprende personaggi dei cartoni animati e quindi era un po' rischioso forse presentare un secondo titolo ravvicinato come seguito a Infetta, che era un tipo di fantascienza molto, molto caratterizzata e molto personale, che magari il pubblico, insomma, sarebbe stato un po' spiazzato da due uscite dello stesso autore con una storia ambientata a Milano in un futuro molto, molto prossimo. Addirittura il primo romanzo era ambientato nel Sì, 2025, quindi infatti ho siamo visto, alle 2025, cioè porte, il l'anno prossimo prossimo, anno l'anno prossimo. dovrebbe verificarsi questa cosa che io ho scritto, quest'idea che io ho sviluppato nel primo dei romanzi. E quindi ho scritto un altro romanzo che era traslato nel tempo un po' più avanti, sempre a Milano, che è la mia città, ma nel 2045. E poi è arrivato Mondonove, che ha avuto una storia editoriale molto, molto complessa, perché è uscita prima per Delos Books, una raccolta, in realtà un fix-up di storie, di quattro storie tra romanzi brevi e racconti lunghi, per un volume piccolino di 200 pagine. Poi ho scritto un seguito per portare le storie a nove, come richiamando un po' il numero di Mondonove, e questo libro è stato acquistato da Mondadori, è uscito nel 2015 come primo Mille Mondi interamente dedicato a un autore italiano. Prima Mille Mondi, prima del 2015, della mia uscita, il numero 72 di Mille Mondi, diciamo, dedicava agli autori italiani lo spazio di un racconto, poco più, erano più che altro antologie, magari tematiche di autori italiani. Mille Mondi è sempre ospitato sostanzialmente o raccolte di romanzi brevi o antologie di racconti. Era molto, molto raro che uscissero invece romanzi lunghi su Mille Mondi. Non era mai uscito un'opera interamente dedicata a un italiano, quindi che non fosse un'opera collettiva di autori vari. E con Mille Mondi c'è stata una grande visibilità del primo capitolo di questo ciclo, che poi ha avuto due seguiti: Naila di Mondonove, che è uscito prima in libreria con Oscar Mondadori, con Oscar Fantastica, e poi ha avuto un passaggio un paio d'anni dopo in edicola sulla collana Urania Jumbo, e poi nel 2022, anno dei 70 anni di Urania, è uscito il terzo capitolo del ciclo Mia di Mondonove, come, diciamo, speciale celebrativo dei 70 anni della più longeva collana europea di fantascienza. Il Ok. primo capitolo, Cronache di Mondonove, che è uscito nel 2015 su Mille Mondi, e poi è stato ripubblicato lo scorso anno per la collana celebrativa, sempre dei 70 anni di Urania, per una collana, appunto, celebrativa, in collaborazione con RCS Group e Mondadori, che hanno scelto 45 titoli di autori internazionali di Urania per allegare le loro opere alla Gazzetta dello Sport e al Corriere,
richiesta nelle settimane, in una delle settimane dell'anno, e questo è avvenuto nel 2022, anno appunto dei 70 anni di Urania. Allora, abbiamo visto comunque che ci sono abbastanza delle illustrazioni per quanto riguarda Mondo Nuovo, adesso le mettiamo. Sono delle illustrazioni che vanno a richiamare appunto, sono di Franco Brambilla. Adesso Alessandro le condivide così le facciamo Sì, vedere sono anche. Ah pronte. sì, ci sono queste navi che sembra che navigano nel deserto. Sì, sono navi a ruote, sono navi senzienti, quindi interagiscono con il loro equipaggio, sono una sorta di specie autoctona di questo pianeta desertico, ma non solo, perché ha un'ecologia molto, molto particolare che replica un po' la nostra terra, per cui ci sono foreste pluviali, ci sono oceani e mari sterminati, ci sono deserti sconfinati, ma ci sono anche poli innevati, montagne, catene montuose particolarmente alte, e praticamente questo pianeta è fermo alla tecnologia del vapore. E la tecnologia, il punto, diciamo, più alto della tecnologia di questo pianeta è rappresentato da queste navi che non si capisce bene se siano creature vive o abbiano avuto una piccola spinta dovuta a una creazione dell'uomo. Sta di fatto che queste navi hanno tutte le facoltà primarie, perché aumentano le dimensioni, devono nutrirsi, devono no dormire, sentono il dolore, sentono delle emozioni, sono in grado di comunicare, quindi hanno un linguaggio primitivo che le mette nelle condizioni di comunicare con il loro equipaggio, e qualche volta si nutrono del loro equipaggio. Insomma, per cui Anche. sono navi che devono essere governate e dominate da marinai, ma soprattutto da comandanti che entrino in empatia con queste creature a forma di nave, che di fatto sono delle navi, che sono di metallo, ma viaggiano su ruote. Ma le dinamiche sono quelle tipiche dei grandi romanzi marinareschi dell'Ottocento e della prima metà del Novecento, quindi da Louis Stevenson, Joseph Conrad, Patrick O'Brien, Herman Melville, insomma, i grandi romanzi marinareschi che abbiamo imparato a conoscere dall'Ottocento in avanti. Quindi diciamo comunque anche il disegnatore si è ispirato Il disegnatore è tanto. Franco Brambilla, Sì. sì, che da oltre 25 anni è il copertinista ufficiale di Urania, che devo dire ha preso in simpatia queste storie, questo ciclo, e ha cominciato, al di là del fare le copertine dei libri, ha cominciato a disegnare a manetta e a lavorare come lavora un concept artist al cospetto di un regista, Sì. insomma, su un set cinematografico. Ha contribuito a creare veramente l'immaginario di Mondo Nuovo, questo mi ha fatto un piacere immenso, e ha accompagnato un po' tutto il percorso editoriale dei tre libri. Abbiamo creato insieme, Franco Brambilla e io, anche degli artbook, ne abbiamo fatti, se non sbaglio, tre, legati a ciascun libro della saga, e lui ha creato non solo ha dato un'immagine alle navi a ruote, ma ha creato, diciamo, tutti gli scenari desertici e non solo della saga. Ha dato immagine alle tue parole, al tuo Esatto, scritto. Ha dato è immagine. stato bellissimo lavorare con lui, perché io lavoro con le parole, lui lavora con il computer perché costruisce le immagini digitalmente, poi le rilavora con Photoshop e con altri programmi molto più sofisticati,
Però, insomma, lui ha creato visivamente quello che io ho creato con le parole. Cioè, in pratica si può dire che è alla stregua delle grandi serie che noi siamo abituati a vedere. Ti posso citare delle serie di fantascienza classiche, tipo delle space opera come Star Wars, Star Trek, ma anche come Babylon 5. Quindi, comunque, diciamo, Assolutamente, stiamo parlando comunque alla strega di questo. assolutamente, Cioè, certo. si può fare benissimo una serie TV da questo punto. Io te lo auguro, magari ti contattano e ti fanno una bellissima serie TV. Quindi, perché fare un film è un po' riduttivo, visto tanti libri, No, fare un bisogna fare la film serie. ci vorrebbe un budget sterminato. Ovviamente Franco ha lavorato. Come fanno i concept artist con i registi, cioè creano i set, creano diciamo tutti i concept relativi allo studio del personaggio, allo studio dei veicoli, allo studio delle situazioni, delle scene, destinati però a rimanere probabilmente su carta, anzi, Quasi quasi, quasi praticamente quasi si può sicuramente fare solo su carta. quasi quasi si può fare un Però ha fatto un gioco. lavoro veramente splendido che ha contribuito enormemente a dare visibilità ai libri che altrimenti, anche dal punto di vista così della promozione social, si sarebbero limitati a essere delle uscite tra milioni di altri. Invece, postare un'immagine di Franco inedita e realizzata appositamente per il ciclo è stato sicuramente un quid in più per la visibilità dei miei libri. Tra l'altro si sono associati anche grandissimi altri autori professionisti, come per esempio Paolo Barbieri, come Maurizio Manzieri, come Diego Capani, come Massimo Dall'Oglio. C'è stata una fan art da parte di grandissimi disegnatori professionisti che anche loro si sono cimentati con gli scenari e le navi di Mondonò. Dicevo, con questi iscritti e anche con queste immagini si potrebbe fare quasi un gioco. Sì, si potrebbe e devo dire che ci stiamo arrivando, nel senso che l'anno scorso ho ricevuto questa proposta bellissima da parte della Scuola Holden di Torino, che annualmente organizza un corso di gaming per istruire futuri sviluppatori di board games, Game futuri designer, cioè il termine tecnico è sviluppatori, giocatori di game giochi di designer, si dice. carte. Game designer è il termine tecnico, quello ormai. Gamer designer, punto. Game, esatto, e mi hanno interpellato per chiedermi se fossi interessato a partecipare con il mio universo letterario a questo corso, il cui obiettivo mi era stato proposto sarebbe stato quello di portare diciamo, i frequentatori di questo corso a creare alla fine del percorso una sorta di elaborato che fosse un gioco ispirato alla saga di Mondonò. Quindi sarò a Torino a breve, come ultima giornata di questo lungo percorso, diciamo, di lezioni per vedere sul campo i progetti che sono stati sviluppati dai frequentatori del corso. Saremo curiosi di vedere che cosa ne esce da sotto, come si dice. Sì, ovviamente saranno dei prototipi che saranno testati, avranno sicuramente delle dinamiche già abbastanza solide, già abbastanza consolidate, perché il corpo docente del corso di gaming della scuola Holden è rappresentato da straordinari professionisti del settore ludico, e quindi sicuramente ci sarà il gioco funzionerà già. Comincerà nel caso ci sia interessamento, ma questo credo che sia un po' a prescindere dall'interessamento,
commerciale, ci sarà un percorso di testing dei giochi e per arrivare un domani a pubblicarlo qualora ci fosse interesse da parte di case di produzione, di case editrici di videogiochi, di giochi da tavolo. Insomma, l'obiettivo è quello. Ti dico solo che dalla creazione di un gioco alla pubblicazione è più o meno quella della storia del libro, ci passano 2 o 3 anni, prima dalla. Sì, È no, lo so. la stessa, lo Questo me stesso l'avevano procedimento, è detto, mi avevano lunghissimo. preparato questi tempi biblici, che sono cioè, lunghissimi e stranamente, ma neanche tanto stranamente, più lunghi della stesura di un libro, perché ovviamente la stesura di un libro è un'operazione che coinvolge unicamente l'autore, l'editor che lo segue e, vabbè, poi. Nelle fasi successive il confezionamento in casa editrice, È il molto gioco deve simile. passare attraverso I tutta una procedimenti. serie di stadi Sì. che sono quelli dello sviluppo del prototipo, dell'arricchimento iconografico del prototipo, per arrivare poi a far testare da Sì. una comunità anche piuttosto ampia di giocatori quelle che sono le dinamiche del gioco per capire se ci sono, diciamo, dei problemi, risolvibili Sì. e arrivare a versioni sempre più affinate e sempre più oliate del gioco per poi pensare di venderlo a una casa editrice, il quale mi dicono che ha poi un'altra fase sua di Sì, testing con dei sì, sì. suoi Ah, tester fedelissimi ci sono e tutti di dei fiducia per procedimenti. affinare il lavoro finale. Ci sono tutti dei procedimenti particolari perché oltre all'idea, alla creazione del gioco, del prototipo, che a certe volte dei prototipi sembrano dei giochi effettivamente quasi realizzati, sembrano proprio, sembra che il gioco sembra finito. Quindi poi vengono cambiate alcune cose, poi c'è la fase di playtesting, da quello con l'autore al blind test, cioè quando non c'è l'autore non c'è, viene dato un regolamento per capire se il regolamento è scritto bene e se i giocatori effettivamente stanno bene, capiscono bene il gioco e poi danno il loro feedback. Quando poi viene acquistato da una casa oppure in concomitanza l'autore lavora già per una casa editrice, viene rimaneggiato, ossia vengono limate alcune regole. Alcune volte viene stravolto completamente, certe volte ci si presenta con l'ambientazione fantasy e si finisce con l'ambientazione bucolica. Perché in quel momento va di moda quella cosa, oppure quel gioco per l'autore, per l'editore va bene quello. Poi ci sono alcune cose che vengono pensate con i dadi, dice no, non si utilizzano i dadi, vogliamo utilizzare le carte. Ci sono queste cose e viene rifatto comunque il playtesting. Su certi aspetti assomiglia molto alla creazione di un libro, su certi aspetti sembrano simili perché comunque viene passato avanti e dietro, solo che in più ci sono persone che lo playtestano per capire se il gioco, si dice in termine tecnico, è rotto oppure no, cioè se il gioco funziona e non c'ha dei bug, non c'ha dei problemi, delle cose, e poi diciamo si porta all'utente finale, sempre tenendo conto che gli editori, come tu ben sai, devono guadagnarci, non lo fanno per opera di carità, quindi devono comunque pensare ai costi. Se tu mi presenti un gioco dove mi presenti 150 miniature, il gioco avrà un costo, dici no, vai calmo, 150 non te le posso far produrre, vedi, riusciamo con 50. Ecco perché ti dico, ci sono queste piccole dinamiche che poi escono. No, no, certo. Il fatto che sia un prodotto che esce dalla scuola Holden, quindi con un'autorevolezza data dall'istituto Holden, ma anche dal corpo docente di game design e di sviluppatori di giochi, insomma, depone a favore quantomeno dell'attenzione nei confronti del gioco di Mondonove. Io poi ho seguito un po' quello che mi veniva detto, eravamo in stretto contatto con i docenti e so più o meno che cosa mi presenteranno a brevissimo e sono curiosissimo poi di vederlo, anche se sarà magari un tabellone poco più che bianco.
con dei segnalini che non saranno ovviamente quelli delle navi, Non è detto, come non è detto. miniature. Non è detto perché, come ti ho detto, può darsi che ti aspetti già un tabellone e pensi che il gioco sia finito perché hanno presentato dei prototipi di giochi che sembrano finiti, addirittura con le navi o cose stampate in 3D, perché molti autori riescono a fare queste cose. Sì, E no, ti certo. presenti e potresti rimanere È sorpreso, mettiamo vero, è il caso vero. che trovi una delle tue navi stampate in 3D e dici, cavolo. Ma io ho visto diverse settimane fa un prototipo abbastanza nudo, diciamo così, però so anche che procedono con grande velocità, alla parte, diciamo, di vestizione, lo chiamo così, alla parte, diciamo, di creazione di tutta l'iconografia del gioco, di tutte le immagini. Adesso poi con le intelligenze artificiali, un semilavorato vestito che dia il mood, che dia l'idea del gioco finale, lo si può fare con estrema facilità. I segnalini, che nel mio caso potrebbero essere le navi, dico potrebbero perché questo gioco non l'ho ancora visto, possono essere benissimo stampati con stampanti in 3D, insomma. Sì. Un esborso piccolissimo, si possono fare con colori diversi, delle suggestive piccole navi che fungono da segnalino, insomma. Poi credo che ci saranno dei dadi, credo che ci sarà un tabellone coloratissimo, ma di questo Questo lo posso solo sperare e immaginare, tra poco lo vedrò, insomma. Allora, ti chiedo quali sono stati, diciamo, i tuoi autori che ti hanno ispirato nel mondo della scrittura? Che ti hanno proprio fatto, ti hanno Guarda, formato e poi ti hanno ispirato? sono stati tantissimi, anche perché, vabbè, io sono più un autore di primissimo pelo, per cui ho vissuto anche una gavetta abbastanza lunga, soprattutto con la produzione di racconti. E ovviamente ho iniziato con le mie letture adolescenziali, che nella fantascienza significavano autori come Ray Bradbury, Richard Matheson, Jack Vance, Paul Anderson, e poi venendo avanti, autori come China Mieville, come Neil Gaiman, Richard Morgan, Michael Marshall Smith, insomma, il bacino da cui attinge un autore è un bacino molto molto ampio, che poi viene rimestato in un frullatore, ti lavora nella testa e poi ti rendi conto di avere un debito di riconoscenza nei confronti di tantissime persone, delle quali magari ricordi fino a un certo punto, perché le storie ti passano attraverso qualcosa che è diversa dalla memoria, ti passano direttamente attraverso le emozioni, il cuore. Però gli autori più o meno li ho citati. Mettiamoci anche, visto che oggi è il giorno dell'uscita della seconda parte di Dune, anche Frank Herbert, che per me è stato un autore, proprio per il ciclo di Dune, formativo straordinario. Il mio mondo, in qualche modo richiama i deserti sconfinati di Dune, anche se naturalmente tutta un'altra cosa. Sì. È stato giudicato anche il mio ciclo, un planetary romance, un po' come si può interpretare per il valore che hanno le etichette anche il ciclo di Dune, un grande scenario planetario, insomma. Ha ispirato anche molte cose che noi conosciamo, anche lo stesso George Lucas dice che si è ispirato molto a Dune creando Star Wars. Cioè, Sì, stiamo che parlando. poi Sì. Dune è stato un libro che è passato attraverso tantissime scrivanie di produttori che si sono
hanno alzato le braccia, si sono dichiarati assolutamente dispiaciuti di non poter affrontare un'impresa colossale nella produzione di un film. David Lynch ha fatto qualcosa di straordinario per l'epoca, ma Denis Villeneuve ha fatto qualcosa che forse è 3 volte, 5, 10 volte superiore a quello che visivamente aveva fatto Lynch ai tempi, perché la tecnica, il CGI e tutto quello che significa creare un blockbuster delle proporzioni di Dune implica. Sì. Sono Per cui. Beh, anche, come hai detto tu, appunto, i tempi e la tecnologia, cosa che si faceva sì, 30 anni fa, 40 assolutamente. anni fa, non sono le cose di adesso. Quindi. No, che poi sembrava difficile fare un film di Dune, adesso addirittura il film viene spezzato in due e se ne fanno due parti. Sì. Questo ti dà anche una misura di quello che è diventata l'industria dell'intrattenimento e del cinema, e di che budget si sta parlando e di che aspettative di raccolta di incassi si sta parlando. Quando Lynch affrontò Dune era già considerato un progetto quasi proibitivo e forse destinato a essere un progetto in perdita. Adesso Villeneuve ha subito messo in chiaro che avrebbe fatto una prima parte e poi una seconda parte. Ok, io chiedo sempre ai nostri ospiti che sono, diciamo, marginali al nostro mondo, che è quello ludico dei giochi da tavolo. Ti capita ogni tanto di giocare a qualche gioco da tavolo? Ti sei mai avvicinato a questo mondo, al mondo dei Ma videogiochi? allora, è tanto che non mi cimento nei giochi da tavolo, sono cresciuto ovviamente, io mi considero un nerd e sono cresciuto ovviamente con tanti, tanti giochi da tavolo che erano i giochi dell'adolescenza o dell'infanzia. Non sono un gamer, mi sono avvicinato per esempio ai videogiochi perché c'è una particolare fase di genitore in cui cominci a giocare alle console con tuo figlio e poi magari ti appassioni e ci giochi quando lui è già a letto e cresci A sua come insaputa, poi videogiocatore. a sua insaputa, poi a sua insaputa, poi trova salvata la partita e lui fa: "Ma io qui no, Esatto, ma trova qui una non ero partita che non ha arrivato giocato io." lui, che è salvata, e dice: "Ma qui qualcuno ha messo mano sulla mia PlayStation." Lì: "Papà, No, hai fatto certo, qualcosa tu, io, ma secondo te è devo una cosa giocare?" bellissima tornare indietro nel tempo attraverso le esperienze ludiche di un figlio. Io ho un figlio maschio che adesso è già grande, lavora nel cinema ed è questa un'altra mia straordinaria passione. Di nerd e non solo, perché veramente sono appassionatissimo di cinema. Però ecco, che non gioco un gioco da a un board game, un gioco da tavolo, sono diversi anni. Spero di rimettermi con Mondo 9, chissà mai che succeda. Ok, allora, quali sono gli altri tuoi hobby? Penso che hai altri hobby, uno ce lo stavi accennando che era il cinema. Il cinema, ovviamente la lettura in quanto mia alimentazione come autore. Poi accennavo prima al fatto che sono un nerd, quindi mi piace contornarmi di oggettistica un po' da impallinato di varie cose. Quindi ho la cultura del collezionista, miniature, sono per una mia collezione un po' strana, un po' fuori dalle righe, è quella di Betty Boop. Ho diverse miniature di Betty Boop, anche piuttosto grandi, 30-40 cm di altezza. Occupa lo E la spazio. passione mi deriva dal fatto che Betty Boop era il personaggio di un mio romanzo di Infecta, di cui abbiamo parlato prima.
di una Milano invasa dai cartoni animati in cui c'era una gigantesca Betty Boop alta come un palazzo di 12 piani e questa Betty Boop si reggeva in qualche modo sui palazzi per camminare sui tacchi alti Un e da po', lì, somiglia vabbè, all'omino di un po'. marshmallow di Esatto, Ghostbuster, diciamo. esatto. Però era un'icona, in qualche modo sexy, è stata Betty Boop del 1929 ed era l'antesignana delle donne autonome e emancipate. Sì. Ed era una donna all'epoca che faceva scandalo perché si guadagnava da vivere come donna indipendente. Era lo studio Fleischer che aveva creato Betty Boop ed era qualcosa che Disney non poteva assolutamente supportare. Le eroine di Disney erano invece le donne, le custodi del focolare che avevano ovviamente così, una vita relegata a meno di comprimari, anche se poi hanno creato dei personaggi in qualche modo da protagoniste, però Betty Boop rappresentava la donna emancipata che viveva da sola e si guadagnava da vivere anche magari in locali equivoci e con Infatti, professioni scusa se ti un po' così interrompo, non so se incastrato. azzardate, e invece le protagoniste dei film di Disney erano principessine, nobili che non avevano ancora piena cognizione del loro destino. Ma erano comunque comprimarie rispetto ai personaggi e ai vari principi azzurri declinati poi in mille modi e in mille culture diverse. Non so se c'è una scena che ha incastrato Roger Rabbit, dove compare appunto Jessica Rabbit e si vede tra i tavoli Betty Boop che dice che lei lavora ai tavoli, servendo ai tavoli, dice prima, dice una frase tipo Eh sì, prima ero io ma lì, certo. prima ero io, adesso i tempi sono cambiati, infatti si vede Betty Boop appunto in bianco e nero Eh sì, e perché Jessica Betty Rabbit a Boop colori. E lavorava, sì. doveva mantenersi, era indipendente, cosa che era assolutamente inconcepibile per le eroine Disney. E questo mi ha fatto sicuramente molto amare il personaggio di Betty Boop, che poi aveva una carica sexy incredibile, perché poi io ci ho giocato un po' su questa cosa nel romanzo Infecta, questa. Immaginate questa gigantessa splendida che aveva queste gambe lunghissime, inguainate in una gonna lunga che le disegnava le forme e c'erano le persone sotto che guardavano da giù, insomma, sperando di cogliere qualche particolare anatomico che insomma desse un po' l'immagine della donna sexy gigante che stavano guardando. Per me Betty Boop era un personaggio straordinario, ebbe una vita brevissima proprio perché le fecero la censura, le fece una guerra terrificante, era l'America puritana, era l'America che non avrebbe mai tollerato che una donna vivesse da sola, emancipata, guadagnandosi da vivere molto onestamente, ma con le proprie sue forze, mentre invece le eroine di Disney erano sempre sostenute da un personaggio che le metteva sotto la propria ala, erano le principesse, le regine delle fiabe, insomma, Siamo personaggi arrivati diversissimi. negli anni 2000 per vedere personaggi femminili di un certo peso, di una certa Sì, indipendenza poi per la vabbè, Disney. poi, ma Ci credo abbiamo anche negli anni aspettato. 80 hanno cominciato a sfornare cartoni animati, adesso si direbbe politicamente scorretti, insomma, per
Pensiamo ai Simpson, che non sono mai stati correttissimi da questo punto di vista e sono diventati un fenomeno di natura sociale, ma c'è una valanga di cartoni animati che scimmiottavano appunto il politicamente scorretto dell'americano medio. Penso a American Dad, Sì, sono penso. spaccati dall'America reale, perché realmente Sì, cioè, ci sono molte scene che assolutamente. sono quelle, gli americani. Prendiamo gli americani, però riguarda tutto il mondo, perché anche da noi, quindi in Europa in generale, ci sono alcune cose che non sono tutte rose e fiori, ci sono appunto, poi lì, durante i Simpson o anche, come dicevi tu, American Dad, oppure anche Griffin, oppure anche South Park, sono poi estremizzate proprio Assolutamente, all'assurdo, e vabbè, ok, però diciamo, sono cose certo, è molto un più vicine a trionfo noi. del politicamente corretto inteso come l'americano medio, no? Non c'era una volontà di creare scorrettezza, ma c'era la volontà di portare nel cinema d'animazione la vita vera, la vita di tutti i giorni, insomma, e di castigare i costumi dell'americano medio. Allora, penso che vai alle fiere, come vedi la tua visione alle fiere come autore, ma anche penso che poi passi anche un po' da piccolo visitatore, perché non rimani sempre solo allo stand, No, penso. certo, sì, ma io frequento, in genere frequento i vari cartoonix che si stanno diffondendo un po' in tutte le città italiane, da Lucca Comics alle varie emanazioni, Roma, Napoli, Milano, insomma, non c'è capoluogo di provincia che non abbia un comics. Cerco di frequentarli in triplice veste. Qualche volta come autore mi invitano, sono stato 3 volte ospite ufficiale di Lucca Comics and Games. Ci vado come visitatore, nel senso che mi piace guardare i cosplayers, mi piace incontrare magari gli amici. Che sono anche loro appassionati delle mie stesse cose, e poi ci vado come nerd, ci vado perché vado a cercare le miniature, vado a cercare i Funko Pop, vado a cercare le mie Betty Boop, vado a vedere che tipo di quadretti con i personaggi dei film posso trovare. Adesso ci vado con mio figlio, che è un appassionato collezionista di tutti gli oggetti legati al cinema d'autore, per cui in questa triplice veste le frequento, mi sono utili professionalmente, mi sono utili anche per divertirmi, ecco. Allora, siamo verso la chiusura, ti faccio queste due domande marzulliane, come le dico io. Hai la macchina del tempo, riesci a tornare indietro, 10 anni fa, 15 anni fa, decidi tu. Cosa diresti al tuo io, al Dario di 10 anni fa, di 15 anni fa? Ma guarda, io credo che gli direi di cominciare prima a scrivere romanzi. Io sono arrivato abbastanza tardi ai romanzi, scrivendo una quantità spaventosa di racconti che all'epoca erano un po' più difficili da piazzare. Adesso con l'ebook anche un raccontino di 15 pagine, 20 pagine ha la sua copertina e tu hai il tuo nome in copertina, non si vede lo spessore negli store, quindi hai un tuo prodotto, una tua pubblicazione negli store. Una volta i racconti avevano degli sbocchi molto, molto minori, nel senso che potevano andare in opere collettive, in antologie di autori vari, e il tuo nome lo dovevi andare a cercare tra le pagine, e la copertina rispecchiava un'opera collettiva, oppure finivano nelle riviste. Io ho scritto per tantissimi anni centinaia di racconti, che poi sono anche stati pubblicati all'estero, per cui
sono molto contento che sono stati ripresi e continuo a scrivere racconti perché mi piace molto farlo. Però il romanzo dà così, al di là di una soddisfazione personale molto più intensa, dà comunque anche presso il lettore la percezione di un autore più completo, più maturo, insomma. E invece, come... Quindi, se dovessi tornare Sì. indietro, direi dedicati meno ai racconti e scrivi più romanzi, perché scrivere migliaia di pagine con i racconti sarebbero una buona quantità di romanzi. Invece, come ti vedi nel futuro? Ma nel futuro, non so, Non nel no, 2025, come Infecta, no, non allora. quello. Al giorno d'oggi ci dobbiamo confrontare con l'intelligenza artificiale un po' tutti quanti. Le nostre professioni creative, chiunque abbia una professione creativa deve misurarsi con l'intelligenza artificiale. Lo fanno gli illustratori, lo devono fare anche gli scrittori. Io credo, spero che insomma la creatività umana abbia. Continui a avere la sua preminenza e una grande dignità. Adesso sembra che l'intelligenza artificiale possa mettere a repentaglio la creatività umana. Io non lo credo e vorrei poter avere la conferma da qui a 10 anni, come hai detto tu. Sarà inevitabile usare l'intelligenza artificiale come uno strumento, né più né meno di come hanno usato come strumento nuovo il digitale, i fotografi che hanno abbandonato le pellicole. Noi lo faremo magari appunto interpellando l'intelligenza artificiale al posto di Google per scoprire prima certe cose, per incanalare magari una ricerca e completarla in tempi molto più brevi, ma credo che da qui a 10 anni oggi non si possa neppure immaginare che cosa farà un'intelligenza artificiale, come ci aiuterà. I libri continueranno a essere scritti, spero, dagli scrittori e non dalle intelligenze artificiali, però non posso dirlo a questo. Non posso dire che tipo di riscontro possono avere queste due tipologie di storie e come si fruiranno queste storie. Che tipo di mercato avrà la storia interamente scritta da un'intelligenza artificiale e la storia scritta da un essere umano? Speriamo che la gente continui a leggere, che è la cosa No, principale. questo è poco. Io credo che l'offerta di lettura sarà ancora più Sì, variegata. l'offerta sì, ma Bisogna io... vedere se la qualità sarà Ecco. salvaguardata. La L'ultima cosa... qualità e l'originalità, il rispetto del copyright, che è un altro punto che prima o Bollente. poi si dovrà affrontare con l'intelligenza artificiale. Adesso so che gli illustratori sono sul piede di guerra, giustamente, perché l'intelligenza artificiale ha messo veramente non le mani, ma i piedi nel piatto degli illustratori. Credo che lo farà anche con gli scrittori e dobbiamo essere preparati. I nuovi contratti editoriali da qui a qualche anno prevederanno comunque una forma di tutela molto più stringente nel copyright di chi scrive rispetto all'uso incontrollato da parte dell'intelligenza artificiale. L'ultima cosa che io chiedo sempre ai nostri ospiti è quella di raccontarci qualche aneddoto simpatico, non so, dove ti è capitato durante, non so, durante una fiera, durante un evento, durante la stesura di un libro, hai fatto leggere a qualcuno, qualche cosa simpatica o particolare che ti è capitata. Ma così mi cogli un po' alla sprovvista. Ho avuto sicuramente tanti episodi che mi hanno divertito, perché l'attività di uno scrittore è anche divertente nell'incontrare i lettori che hanno
una percezione che magari è lontana mille miglia da quella che hai avuto tu scrivendo una determinata storia. Sapere di gente che insomma si è innamorata dei personaggi, paradossalmente anche di più di quanto si possa essere innamorato l'autore, o che non lo so, che interpreta certi personaggi secondo un filtro molto, molto personale, o si identificano i personaggi. Trovo questo una cosa splendida. Vabbè, legato all'ultimo romanzo, Il 31° giorno, io ho fatto dei segnalibro, li ho creati io, con l'immagine di copertina che raffigura uno dei cadaveri galleggianti, fluttuanti, e durante una presentazione, insomma, sono andati a ruba. Io pensavo che l'argomento cadaveri, insomma, fosse in qualche modo, non dico respingente, per carità, perché la storia è piaciuta, però, insomma, l'idea di manipolare un cadaverino attraverso un segnalibro, invece questa cosa mi è stata richiesta. Sono andati veramente, io ne avevo messi un po', tutti volevano questo cadaverino che io poi avevo fatto per creare una sorta di gioco, metterlo contro il cielo e fare in modo che ogni lettore avesse il proprio cadaverino da mettere contro il cielo suo, diciamo, del suo contesto ambientale, no? Quindi lo poteva fotografare col telefonino e faceva vedere cosa inquadrava sopra casa sua. E questa cosa è piaciuta tantissimo, e ho avuto un po' il rammarico di non aver concordato magari prima con l'editore di farne una quantità, diciamo, industriale Da dare in di questi omaggio, da dare segnalibri. come omaggio, compri il libro, in Sì, come omaggio omaggio, hai questa perché ognuno cosa. aveva il proprio Sì. cadaverino, no? Poteva puntarlo verso il cielo, scattare col telefonino, si ritrovava il camino del suo tetto, la sua antenna, la sua finestra e le nuvole che si trovava sopra la testa in quel momento. Ok. Allora, noi ringraziamo Dario. Vuoi dirci qualcosa prima di andare in chiusura e salutare il nostro pubblico? Ma voglio ringraziarvi, c'è credo molta sintonia con le vostre passioni, perché anch'io mi considero un nerd, anche se non sono un gamer impenitente e assiduo. Mi è piaciuta moltissimo questa chiacchierata. Vi invito, se dovesse esservi apparso interessante quello che ho detto, almeno a dare un'occhiata, a cercarmi su internet, dare un'occhiata almeno al mio libro più recente, Il 31° giorno, che è uno stand alone, non vi obbliga a recuperare altri libri di un ciclo. Il ciclo di Mondonome sono tutti libri autoconclusivi e indipendenti che possono essere letti singolarmente, però questo è uno stand alone e ve lo garantisco. Sì, comunque noi abbiamo messo in chat abbiamo messo i vari link, quindi se volete potete andare a trovare Dario con i vari link dove appunto quello che lui ha Sì, fatto in diciamo che genere. c'è anche un book trail che può dare così un'idea Sì, ce lo della trama. abbiamo, vogliamo metterlo, prima di andare in chiusura lo vogliamo mettere il book Dai. trail, sì, Sì. mettiamolo. Però non metto la traccia audio, Sì, casomai. non mettere la traccia audio così evitiamo problemi con i vari YouTube ancora da problemi. Ok, Un attimo. Ok, non c'è la pubblicità. non c'è la pubblicità e non c'è la traccia. Un attimo solo, così Alessandra la condivide. Abbiamo dovuto togliere la traccia audio, almeno lo facciamo vedere. Ok. Quindi rispecchia molto quello che è appunto il libro. Sempre comunque
fatto dal disegnatore che ha fatto anche gli Sì, altri. Sì, sempre lui fatto comunque. da Franco Brambilla con tutte immagini dedicate al 31° giorno. Sono state alcune proposte di copertina, tra le quali è stata scelta ovviamente quella del cadavere che galleggia, però c'era una mongolfiera, c'era quello che noi chiamiamo l'artigliato, che era il cadavere che veniva strappato verso terra attraverso un'arma che scoprirete che è una balestra con praticamente un arpione che lo colpisce e il cadavere viene perché fluttua, risponde alle correnti d'alta quota e il vento e bisogna tirarlo a terra. Allora, noi ringraziamo Dario di essere stato qui con noi. Grazie a voi. Ringraziamo chi ci ha seguito in diretta e chi ci seguirà in differita, recupererà la live in un secondo momento. Vi ricordiamo che noi siamo gli Incantadado e ci potete trovare sia su Facebook che su Instagram, dove pubblichiamo quello che di solito facciamo. E se volete potete anche trovarci, chi ci sta seguendo appunto la live, qui su YouTube. Quindi se vi fa piacere vi interessa quello che facciamo, vi chiediamo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per essere informati, mettere un mi piace al video, condividerlo perché volete far conoscere quello che facciamo e se volete commentare, siamo ben accetti, potete scrivere qualsiasi cosa, anche riguardando, fate domande a Dario, noi vi risponderemo noi oppure Dario sarà Ma no, gentile ma anche eventualmente rispondo, lui. Sì, 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 sì. rispondo. Io su Facebook sono abbastanza assiduo. Se avete qualche curiosità, mi fa piacere rispondervi. Vi lasciamo con il nostro hashtag che è We Are Geek. In questo caso è leggete così come vi ispira. E se non sai che libro leggere, ve lo consiglia Dario. E Il Aldo. 31° giorno. Soprattutto il 31° giorno. Grazie a tutti. Alla prossima. Grazie a voi, buona serata, Buonasera. ciao!